che c'ha il tempo. Va bene, iniziamo, raga. Allora, da dove iniziamo? Va bene. Allora, c'era sto venerdì che era giovedì sera. Giovedì sera, raga. Giovedì sera. Eravamo tutti tranquilli. Abbiamo fatto un paio di video. Siamo stati tutti un po' tranquilli. Siamo andati nella stanza un po' di sblito. Siamo andati entrati nella stanza di sblito. Abbiamo cominciato tutti un po' a scherzare, a ridere, un po' a giocare tra di noi, no? Flessioni, robe. Io avevo già tipo il braccio, come avete visto già nel video suo, della scorsa, il primo video che è uscito, cioè il suo. Avevo le braccia che non riuscivo ad alzarle fino su, cioè nel senso il muscolo che c'è qua dietro non riuscivo a tirarlo su, il tricipite infiammato. E io, raga, quel giorno non avevo tanto male. Allora ho cominciato un po' a giocare con sblito, visto per fare chi è più grosso dell'altro, no? Ci siamo tolte le magliette, abbiamo cominciato a fare flessioni, a giocare un pochino io e lui. E io che dicevo, vi farete male, state fermi, vi fate male, domani dobbiamo registrare video, loro, no, stiamo bene, non abbiamo niente, guarda, siamo caldi, dai. E io, state fermi che è un attimo che vi fate male, che poi finiamo al pronto soccorso. No, vedrai, a posto. E diciamo, abbiamo cominciato un po' a tirarci un po' di pugnetti, no? Ci cioè, abbiamo giocato un po', guarda, che è più forte. Cosa vuol dire pugnette? Che pugnette? Cosa vuol dire pugnette? Che cosa sono le pugnette, raga? Perché questo ride? Perché ridi? Cosa sono le pugnette? Cosa sono? Le pippe! No! Mi dissocio, raga! Niente pugnette, raga! Ah, no, no, no! In poche parole, ci siamo cominciati a fare tipo. Sapete il gioco? Tipo chi tira il pugno all'altro, tipo alle spalle, no? Abbiamo giocato un po' così, no? Io avevo già tipo un po' male alla spalla, ma tanto, abbiamo fatto queste flessioni, tutto il resto. Abbiamo giocato. Ci siamo fatte la doccia e tutto il resto. E allora andiamo. Allora cominciamo tutti tipo a andare tutti a dormire. Lui va nella sua stanza, questa va nella sua stanza. Ognuno va nella sua stanza. Io al di solito non è che dormo qua perché non mi piace stare sotto, ragazzi. Qua c'è la piscina e tutto il resto. Quindi non mi piace sentire quell'odore lì. Quindi dormo. Perché paura, dillo. No, non ho paura. Non hai paura. Tu hai paura. No, Si è visto nel video di oggi che hai paura. No, beh, io non è che ho paura, però preferisco non rischiare. Perché dovrei rischiare? Preferisco andare su che mi barrico, impronta digitale per Bravo, cioè entrare. lui nella sua stanza è una cassaforte, no? Cioè, chi, Bravo. non è che tiene dentro 3 milioni di euro, ma però c'è mettere una cassaforte. Tu per entrare non devi che apri così, devi metterli pronti. Bravo, impronta digitale. L'impronta digitale alla maniglia, raga, top. Ok, va bene, questo qua sale su, si barrica dentro. Ussa, anche lui si barrica dentro. Sblito e Onta si barricano ognuno nella sua stanza, si chiudono. Io, l'unico stronzo, va a dormire in salotto sul divano. Ah, sul divano perché stare non voglio stare. No, non vuoi stare, non è che non puoi stare. No, Non no, puoi non stare voglio qua. stare. Non voglio stare letteralmente perché non mi piace stare qua, raga. Ho provato a dormire e non riesco a dormire. Già che sono abituato a dormire a casa mia con la mia ragazza, io non riesco più a dormire da solo qua. Che poi tu dici il divano sopra è comodo, voglio dormire su. Perfetto. Divano, ragazzi, vi dico che ha 1 metro, neanche un 90 centimetri di larghezza, no? E allora mi preparo tutto, raga, vado a dormire, no? Di larghezza, no? E allora mi preparo tutto, raga, vado a dormire, no? Beh, allora, da larghezza, non Ah, non di di lunghezza. ampiezza. Va bene, 90 centimetri. E va bene, no? Dormiamo. Allora, io ogni volta dormo tipo così, raga, dormo così. Dormo tipo un po' così, no? Allora mi dormo, dormo tranquillo, cioè non ho che sentito male da qualche parte. Mentre io ero su che dormivo. Lui che dorme, raga, tutti nelle sue stanze, tutti che dormono. Io, ragazzi, provate a pensare, io mi sveglio alle 3, ok? Mi sveglio alle 3 di notte e mi voglio girare dall'altra parte. Io mi giro e mi sento che la mia mano, ragazzi, c'è qualcosa che non va, io giro la mano, non vuole venire con me. E raga, ho provato tipo a vedere che cosa aveva, ma raga, mi faceva dum, dum, dum. Se la muovevo tipo solo un pochino, mi faceva un male cane. Allora ho detto, raga, cioè, provo a mettere, perché avevo già comprato la crema, tipo per qua. Ho detto, dai, forse sarà un attimo fatta malino. Ho detto, non è che sarà qualcosa di grave. Ok, la mano era off, ok? Quindi avevo messo sta cremina, un po' bruciata, quindi l'ho lasciata lì, ho detto dai, adesso andrà bene, l'ho legata con una tipo bandana, l'ho legata lì, provo a dormire, niente, ogni posizione dove la metto, raga, fa din, 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 non mi lasciavo dormire, e io respiravo così, aia, e non volevo far rumore, raga, dolore, dolore, che malissimo, malissimo. Dalle 3, allora ho detto, raga, mi passerà. Ho cominciato a girare per la casa. Entravo in cucina, entravo in salotto, facevo il giro all'improvviso. Faceva male ancora di più, raga. La tenevo così, la tenevo così.
esco fuori dalla casa e comincio a girare scalzo per la casa, ragazzi, intorno alla casa. Sono arrivate le 4. Ho detto, dai, resisto fino alle 4 e mezza, 5, forse qualcuno si sveglierà. Va bene, allora, aspetto, fa male, sono andato giù, ho provato a dormire nell'altro letto, niente, faceva malissimo. Allora vado, la prima cosa che ho fatto, vado su, ho detto, adesso, ragazzi, mi sono rotto proprio le palle, ho detto, adesso vado a svegliare qualcuno che mi porta in ospedale perché mi fa troppo male. Vado su, ragazzi, la prima persona che devo svegliare è Ussa. La porta è barricata. La porta sembra, ragazzi, se succede qualcosa, cioè nel senso, se entra un ladro, qua dentro le persone che prende per primo sono io. Quello che ammazza per primo sono io. Il resto delle persone è tutta barricata dentro le porte. Perfetto, no? Bellissimo. Entro su, bussa, Ussa. Metto le orecchie per sentire, già che avevo male, tenevo la mano. E sento, ragazzi, sparatorie. Sento. Perché lui e suo fratello dormono con le TV accese. Dormono col volume a palla. Cose, no, 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 che Netflix, colpa, vergogna. Questo qua, raga, questo dorme con i Pokémon. Cioè lui dorme con i Pokémon. Rilassano. Metti i Pokémon sullo schermo e lui si addormenta, ragazzi. Ma cosa c'è di male? Va bene. Pokémon Griffin anche che tu hai dormito. Oppure Bucky. Wow, Bucky va bene, Bucky, quello. Non dico niente su Bucky. Bucky, a te piace Bucky. Bucky è bellissimo, ragazzi, perché c'è sto qua è forzuto. Poi andate a cercarlo, è bellissimo. E allora, raga, perfetto, busso, niente. Tecno lo volevo svegliare perché ho detto, dai, sveglio Ussa, che lui ha anche la patente. Ho detto, almeno... Bucky Anma! Che c'ha il teschio dietro. Sono rimasto a Bucky io, tu sei già andato avanti. Va bene, questo non lo voglio svegliare. Io scendo giù, faccio un altro giro. Allora ho detto, ragazzi, il primo che sveglio è Zblito. Zblito, raga, è l'unico che mi può aiutare, raga. Entro nella stanza di Zblito. Vedo Zblito che è così. Yujiro Hanma! Guarda, lui ha scritto Yujiro. È il padre, quello che c'ha i capelli rossi. Po' business. Si è spaventato, vai. È rimasto a Ussa che ti può aiutare. Ma vedo come sei guerrero su Zblito. Allora vado, raga, a svegliare Zblito. Vado da Zblito in camera, lo sveglio. Faccio, oh Zblito, fra, oh malissimo. Poverino Zblito, si è alzato, ragazzi, subito. Si è alzato subito, raga. Po' business! L'ha scritto lui, il Foxys. Scusa, adesso non ti interrompo più, che mi ha chiesto lui di leggerlo. Vai, sei rientrato dentro a Zblito. Sveglio Zblito, lui poverino si alza e va su, raga. Cioè, viene con me, io nel frattempo ho male, raga, me gli ho detto, fra, ho malissimo, devo andare all'ospedale, qualcuno mi deve accompagnare a svegliare. Lui entra, va su diretto da Tech, li busta, sì. Oh, da qua racconto io. E io sentivo questo pom. Ho aperto gli occhi e sento di nuovo che bussano. È impossibile che mi vengano a svegliare a quell'ora, ragazzi. Infatti mi è salita l'ansia. Arrivo, apro, appena apro c'era Zblito che mi fa, ah, guarda che c'è Moni che sta male. Io mi affaccio così, vedo lui con il braccio appoggiato sulla ringhiera, il braccio gonfissimo, stava diventando tipo un pochino viola gonfio, e c'era lui che ansimava, che diceva, ho detto, ma se l'è rotto il braccio adesso, è caduto adesso, ma si è fatto male adesso. E io parlavo con lui, ma lui non mi rispondeva perché aveva male. Io parlavo e lui faceva solamente così e respiravo, ho detto, malissimo, ma raga, qua la situazione è grave, ho detto, qua la situazione bisogna fare qualcosa. E c'è lui che mi fa, no Tech, mi devi portare adesso al pronto soccorso. Adesso mi devi portare al pronto soccorso. Ho detto, va bene, mi vesto. Alle 4:30, 5. Ero rincoglionito, io non capivo niente, avevo ancora sonno. Poi sapevo che sarei uscito al freddo, perciò mi sono vestito subito velocemente. Spa business sempre. Grazie per i 100 bits, Ryan. E allora mi sono messo subito la felpa e tutto. Gli ho detto, lui vestiti. Lui è venuto con quel cavolo che aveva, perché aveva già troppo male. Siamo andati io, lui e Zblito. Abbiamo preso la macchina, siamo andati. Ogni dosso che prendevo, ogni crepa sulla strada che prendevo, c'era lui che faceva così, urlava. Io ho detto, il braccio è fratturato. Io ho detto, anche io pensavo che era fratturato. Avrà la mano rotta, perché te faceva male il polso. Sì, tantissimo. Io ho detto, questo ha il polso rotto, se lo sarà rotto in qualche modo. E gli ho chiesto, gli ho detto, ma tu sei caduto adesso? Mi fa, no, io sono andato a dormire tranquillo, mi sono svegliato che stavo malissimo. Però mi fa, però prima di svegliare voi è passato un bel po', cioè sarà... Due orette dove lui è rimasto a girare per tutta la casa per aspettare che il dolore passasse.
Insomma, siamo andati là al pronto soccorso. Arriviamo al pronto soccorso. Nel mentre che stavamo andando, io vedevo un attimino se stava un pochino meglio. Arriviamo là, scendiamo al parcheggio del pronto soccorso, appunto qua a Como, che c'è, non mi ricordo come si chiama l'ospedale che c'ha il pronto soccorso tutto attaccato. Vedo che c'è questo ragazzo, ok, che avrà avuto quella trentina d'anni, che già ci guardava male, già da mentre noi eravamo dentro al coso, dentro all'auto, esatto. Abbiamo, insomma, siamo scesi, c'era tipo già lui che andava di passo spedito, Svito era senza la mascherina, gli ho detto: guarda Svito, rimani in macchina, sdraiati qua, aspettaci qua, perché non puoi entrare se non hai la mascherina e tutto, green pass, cose, eccetera. Perciò gli abbiamo fatto vedere il green pass e siamo entrati dentro. Grazie Manu per il sub, thank you bro. Bella bro. Mentre stavamo andando, ragazzi, arriva questo qua che ci aveva in mano sta bottiglia e fa: oh tu, dammi un accendino. Così. Io lo guardo questo e gli ho detto: io non ce l'ho un accendino. Lui non gli ha manco risposto. Lui ha preso, ha tirato dritto. Allora gli ho chiesto, perché dato che non riuscivamo a trovare questo ingresso, gli ho detto: scusa, ma mi sai dire dov'è che si entra? Questo qua, raga, mi ha risposto con: oh, testa di cazzo, se non mi dai un accendino ti spacco sta bottiglia addosso. E ho guardato questo, mi giro, intanto tipo c'era Moni che mi fa: vieni, lascialo perdere. Niente, prendiamo, andiamo dentro. Ma questo qua, cioè, è uno che è scappato da un manicomio, qualcosa di strano, è uno che è un drogato che non si è fatto, che è in astinenza, boh. Ho detto: vabbè, lasciamo perdere. Ma raga, non è che dicevo: vieni, lascialo perdere. Io già con un occhio, e io ero già incazzato di mio perché mi faceva male la mano, ma già con un occhio destro lo tenevo già occhio, perché te che era dietro di me e c'era il tipo dall'altra parte. Se lui si avvicinava tipo a un metro, due metri da te, io non è che, raga, entravo dentro, gliel'ho detto, gli tiravo un clac, raga, lo stendevo per terra, perché si vedeva che era uno, sì, un po' aggressivo. Capito? Aggressivo, cioè, perciò bisognava fare attenzione. Cioè, era uno aggressivo che voleva aggredire qualcuno. Noi siamo entrati di qua, fate conto, questo è il corridoio, noi siamo entrati di qua, questo qua si è messo a correre per entrare dall'altra entrata che ci avrebbe poi incontrato dentro al corridoio. Mentre noi stavamo a passare, questo qua apre sta porta fortissimo, apre e fa: oh, adesso chiamo i miei amici che vi spacco sta bottiglia addosso. Io ho detto: ma questo qua, cioè, sta male questo? Noi gli abbiamo risposto, abbiamo preso e ce ne siamo andati, perché c'era lui che stava male. Arriviamo al pronto soccorso, c'è lui che si mette a parlare con la dottoressa. Allora si sono messi a misurargli la pressione, c'era lui che spiegava appunto tutto quanto all'infermiera, quella lì, che appunto il braccio gli faceva male. E io vedo questo qua che mi comincia a seguire, che dall'entrata questo è arrivato fin dentro, dove comunque non possono stare tutte le persone. Vedevo questo ragazzo che mi seguiva, e questo andava in giro e si metteva la mano dentro alle tasche. Ho detto: questo qua c'è un coltello, questo qua c'è qualcosa, che cazzo vuole da me questo? Allora tipo stavo là e lui era dentro proprio nella sala dove appunto visitano e tutto. Allora tipo lui si gira, lo vede che è lì, mi fa così, mi fa: vieni qua, stai qua a fianco a me. Io ho detto: ma questo qua è pazzo, questo qua. Io entro e la dottoressa mi fa: no, guarda che tu non puoi entrare qua. Si alza lui e fa: no, lui può star qua. Si è messo a parlare con la dottoressa e le ha spiegato. Ragazzi, ho fatto uscire le mie pillole dell'occhio, raga, sul di lei. Tipo, quando lei ha detto no, non puoi entrare, l'ho guardata così, raga, vi giuro, così l'ho guardata. Lui sta qua, così, lui sta qua. E dopo c'è lui che è andato a dire a lei che appunto c'era questo che avevamo incontrato fuori, che ci ha minacciato di spaccarci sta bottiglietta addosso, eccetera eccetera, che aveva in mano, e mi fa: ok, allora voi state qua. Nel mentre che stava a visitare lui, questo qua si è seduto dietro di lui, tipo così, tipo lui qua, girati, così. L'altro era qui, che parlava con un'altra lì, che gli stava a dire: ah, mi sono fatto male al polso. Nel mentre c'era il sorvegliante, io sono andato dal sorvegliante e appunto ho raccontato quello che ci è successo. E il sorvegliante con noi è stato gentilissimo. Sì, lui è stato stra gentile. Mi fa: adesso ci penso io, voi ragazzi state qua, e se vediamo che vuol fare qualcosa ci pensiamo noi. Il sorvegliante ha chiamato la pattuglia, perciò sono arrivati i carabinieri, non la polizia. Sono arrivati i carabinieri. Esatto. Sono arrivati, ma nel mentre c'era Money che, mentre si faceva visitare, era così. Era così che lei mi parlava, io, raga, mi giravo e guardavo lui, guardavo Tech, dov'era, capito? Volevo vedere se lui guardava Tech, se voleva succedere. Raga, mi alzavo, ma raga, ma non vi rendete conto? Io avevo la mano rotta, la tenevo così, gli tiravo un clac, te lo giuro, wallah, che lo stendevo là davanti alla dottoressa. Era già in ospedale, quindi era già a posto.
Voilà! Ammazza il capo! Ma... Pau! Qua! Boom! Per terra! Non si alzava più! Vi giuro! Insomma, dopo sono arrivati... Appunto, la pattuglia, tutto, sono entrati e sono venuti a parlare con noi e noi gli abbiamo spiegato tutto quello che è successo, appunto le minacce che ci ha fatto, che ci voleva spaccare sta bottiglietta addosso. E il carabiniere, mi ricordo, ragazzi, è andato dritto verso di lui e gli fa: ehi, giovanotto, alzati, vieni con noi. Ma ragazzi, sono entrati in un'entrata bellissima, sì, perché uno è entrato da un'entrata, spin, l'altro da un'altra entrata. Non c'è capito niente quello. L'altro era con le mani così, tipo l'altro era così, e il carabiniere è entrato tipo con un... dritto da lui, che si alzava, faceva qualcosa. Il carabiniere gli tirava un clac dentro. Insomma, l'hanno preso questo qua dal fare il criminale, a fare il fenomeno, eccetera, che si è messo a tremare. Ha visto la polizia, no, ha visto i carabinieri, si è messo a tremare questo, non sapeva più che cosa dire e faceva solamente: ah, io non ho fatto niente, io. Era fuori. Mentre però, prima di noi, aveva già importunato e minacciato altre persone. Infatti, la signora con cui stava parlando era già d'accordo con il sorvegliante che sarebbero arrivati loro, perciò quello che doveva fare lei era trattenerlo il più possibile. C'era roba tipo film. E yes, infatti, appena sono arrivati, la signora fa: è lui. Cioè, mentre parlava con lui, mi fa: è lui. È lui. Così. È prima l'ha distratto, tipo, esatto, gli diceva: cos'hai, non cos'hai. Appena sono entrati, male, fa: è lui. Prendetelo. E basta, però comunque è pericoloso. E niente, l'hanno preso, se lo sono portati via con loro. Gli fai: scusa, ma cioè io c'ho ancora male qua. È vero, è vero, è vero, è vero. Raga, allora, la dottoressa mi fa: ah, va bene, tieni il ticket, no? Nel frattempo che eravamo là, tieni il ticket, devi aspettare un attimo che arriva il dottore, così ti visita. No, va bene, raga, io nel frattempo sono fuori così, ero incazzato perché mi faceva male, non mi hanno dato niente, mi hanno dato solo una etichetta da mettere qua. Non ho mai visto una roba del genere in vita mia, perché io abito, raga, sopra in culo, in Alto Adige, ragazzi, dove le cose sono molto più avanti, ok? E io gli dico: dottore, guarda, c'ho male, non è che posso stare qua 3 anni e mezzo, cioè mi scusi. E mi fa: ma tu guarda che devi restare qua fino alle 10 di mattina. E gli faccio: ma scusami, io sono qua alle 6, devo aspettare le 7, 8, 9, 10, perché ma sei matta? Il medico veniva poi alle 10. Perché il medico doveva venire alle 10, ma non è che mi ha avvisato a me prima con lui, mi fa: guarda che devi venire alle... il medico viene alle 10, ti consiglio di andare e venire dopo alle 10. Lei no, mi fa: tranquillo, aspetta. Cioè, raga, io non ho mai visto un ospedale conciato in quel modo. Mai! C'è uno che aveva. Cioè, uno che è. Cioè, è malato di mente, ok? Uno che è malato di mente, che riesce a entrare fino a dentro, ok? E che lo fanno entrare fino a dentro, è impossibile. Pensate solo se c'era un bambino o qualcosa, raga, che cosa succedeva? Cioè, è quello che ti fa capire che. Boh, raga, cioè, non so a Como che cosa sta succedendo con l'ospedale lì. Basta. Vai avanti tu, che mi fai innervosire a me. Infatti dopo lui mi fa: no, guarda, io qua fino alle 10 non ci sto col braccio che mi fa male, eccetera. Allora siamo andati, perché appunto volevamo andare in farmacia a prendere qualche crema e una fascia che comunque va a tenere il dito fermo. Da lì siamo usciti e siamo andati prima a far colazione, perché non poteva magari andare a prendere l'occhi o qualcosa, appunto, a stomaco vuoto. Poi niente, avevo la mano così, siamo ritornati. Ma abbiamo fatto colazione, abbiamo mangiato un cornettino. Hai preso l'occhi? Ho preso un occhi. Micidiale, l'occhi è a salvezza. Top, mi ha salvato quello lì. E io volevo dormire di nuovo sul divano. E niente, mi fa: te che io non sto tranquillo se tu non vieni a dormire su con me. Allora abbiamo dormito nello stesso letto, raga. No, però prima, una volta lui era venuto a provare a dormire a fianco a me. Diceva: no, tu c'hai i led accesi, la TV accesa, Stranamente quel giorno ha dormito da Dio, no? Wow. I led accesi. Ma perché abbiamo visto Bucky, raga, che lui è diventato tipo l'altro, come si chiama quell'altro che è diventato una palla? Mr. Unchained è diventato una palla, l'altro ragazzi aveva il dietro, aveva il segno di una faccia di un diavolo che era uno samurai, non ho capito. Però poi non me la riguardo da zero perché lui è arrivato un po' avanti. E niente, mi ha dato un cuscino, siamo stati là dentro, raga. Allora mi ha messo la crema per bene, me l'ha spalmata, mi ha messo la fascia, me l'ha stretta e mi fa: vieni su, dormiamo su, che così almeno, cioè, almeno sono tranquillo. Almeno potevo andarlo a tenere sotto controllo, almeno ero lì. Mi svegliavo di nuovo che c'aveva male, eccetera. E dopodiché la mano è rimasta gonfia per altri 2 giorni, però già lo stesso giorno riusciva a muoverla meglio. Il giorno dopo meglio ancora, da venerdì fino ad oggi che si è ripresa. Sì. E si è ripresa e si è pure sgonfiata. Ma tutt'oggi, infatti, io già lo stesso giorno di che gli dicevo: è impossibile che è una frattura, perché se fosse una frattura
è impossibile che ti dà pace. Cioè devi per forza andarti, mettere il gesto, eccetera eccetera, e allora là smetterà di farti male, perché si deve proprio immobilizzare. Ma se tu c'hai una frattura che comunque puoi andarla a muovere, e se lo premi non ti fa male, perché se lui andava a premere sul polso non gli faceva male, non gli faceva male. È per quello che dicevo, è impossibile che è una frattura. E infatti non era una frattura. La cosa più vicina a quello che gli è successo, anche andando magari a cercare su internet, anche se non si fa, ma giusto per curiosità, secondo noi poteva essere il morso di un insetto. Il morso di un insetto che ti svegli, che magari c'è il veleno dentro al braccio, che ti fa malissimo, che non lo riesci a muovere, che per le prime ore c'hai un male atroce, poi c'è il tuo corpo che lo riesce a neutralizzare, perciò non avrai più male, avrai il gonfiore che piano piano poi nei giorni scompare. Però non abbiamo trovato segni di morsi o niente di niente, finché non si è ripreso il braccio a posto. Sì, ma già il giorno dopo, raga, con le creme, le rimettevo, due giorni dopo, raga, ha cominciato a sgonfiarsi e non mi faceva più male. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi sia piaciuto, mettete like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!